Esaminiamo oggi un esempio di risoluzione di un circuito fatto da condensatori, nel senso che vogliamo esaminare come si fa a calcolare le cariche e le differenze di potenziale all'estremità di ognuno dei condensatori che fanno parte del sistema. Facciamo un esempio di questo tipo. Abbiamo due condensatori collegati in questo modo. Poi ci sono altri due condensatori collegati così. Le capacità dei condensatori sono C1, C2, C3 e C4. Supponiamo che le capacità espresse in nanofarad siano rispettivamente di 20, 40, 35, 50 nanofarad. Supponiamo inoltre che il sistema venga collegato globalmente ad una differenza di potenziale delta V pari a 15 volt. Il problema che ci poniamo è quello di trovare i valori delle cariche presenti su ognuno dei condensatori. E anche delle differenze di potenziale, delta V1, delta V2, delta V3, delta V4. Il primo passo per risolvere questo tipo di problema è quello di andare a calcolare la capacità equivalente dell'intero sistema, quindi vedere quale capacità deve avere un condensatore unico che sostituito all'intero sistema si comporti come questo, cioè con la stessa differenza di potenziale accumuli la stessa carica. Per fare questo, come abbiamo già visto in qualche caso precedente, esaminiamo il sistema andando a individuare i collegamenti in serie e in parallelo. Per esempio, i condensatori C1, numero 1 e numero 2 sono evidentemente collegati in parallelo. Infatti, la prima armatura di entrambi i condensatori è collegata insieme ed è collegata direttamente ad uno dei poli del generatore. La seconda armatura di entrambi i condensatori è collegata, quindi queste due armature sono collegate fra di loro, e quindi l'armatura numero 1 e l'armatura numero 2 di entrambi i condensatori si trova allo stesso potenziale, quindi la differenza di potenziale applicata ai condensatori numero 1 e 2 è la stessa. Per quanto riguarda i condensatori numero 3 e numero 4, invece sono evidentemente collegati in serie. Seconda armatura del condensatore numero 3 è collegata alla prima armatura del condensatore numero 4. Possiamo quindi applicare quanto conosciamo sui condensatori in serie e in parallelo. Precisamente, il primo sistema, 1 e 2, può essere sostituito da un unico condensatore di capacità C12 e il secondo sistema di condensatori 3 e 4 può essere sostituito da un unico condensatore con capacità equivalente C34. Come si calcolano queste capacità? Beh, nel caso dei condensatori collegati in parallelo sappiamo che le capacità si sommano, quindi C12 è dato da C1 più C2. Possiamo anche effettuare il calcolo: C1 più C2 è 20 più 40, 60 nanofarad. Per quanto riguarda invece il secondo gruppo di condensatori, 3 e 4, sono collegati in serie, quindi si possono sommare i reciproci. Attenzione perché la somma dei reciproci non dà direttamente la capacità equivalente, ma il suo reciproco, per ragioni anche dimensionali. Quindi 1 su C3,4 è uguale a 1 su C3 più 1 su C4. Rivediamo un attimo il ragionamento che porta poi alla formula di calcolo. Qui, eseguendo il minimo comune multiplo, abbiamo 1 su C3,4 uguale C3, C4 al denominatore, minimo comune multiplo, e sopra abbiamo C4 più C3, quindi la somma delle capacità sopra e il prodotto sotto. Invertendo abbiamo C3,4 uguale C3, C4 fratto C3 più C4. Andiamo a prendere le capacità, 3 e 4 valgono rispettivamente 35 e 50, quindi abbiamo 35 per 50 nanofarad al quadrato, fratto 35 più 50 nanofarad, il quadrato con una delle unità di misura si può semplificare e otteniamo
35 per 50 va calcolato, 35 per 10 fa 350, moltiplicando per 5 abbiamo 3 per 5 15, 150, 5 per 5 25, 175, quindi 1750 fratto 35 più 50 fa 85 nanofarad. Eseguiamo per brevità la divisione con la calcolatrice. Il 35 per 50 lo controlliamo un momento. 1750 diviso 85. 20,6 a tre cifre significative. Nanofarad. Quindi questa è la capacità equivalente del sistema 3-4. A questo punto torniamo un attimo indietro. È come se avessimo adesso due condensatori, il condensatore 1-2 e il condensatore 3-4, che fra di loro sono collegati in serie. Il sistema cioè si riduce ad una cosa di questo tipo. Qui c'è il condensatore di capacità C1-2, quello equivalente dei condensatori numero 1 e 2, e qui c'è il condensatore di capacità 3-4. Poi insieme tutti quanti sono collegati al generatore, come dicevamo prima, di differenza di potenziale delta V. A questo punto abbiamo semplicemente due condensatori collegati in parallelo, in serie, quindi la loro capacità può essere calcolata come abbiamo visto prima, C equivalente globale è uguale a C12 per C34 fratto C12 più C34, il prodotto diviso la somma. E abbiamo, per quanto riguarda C12, abbiamo visto prima, il risultato è 60 nanofarad. Per quanto riguarda il secondo è 20,6 nanofarad, quindi abbiamo 60 per 20,6 nanofarad al quadrato fratto 60 più 20,6 nanofarad. Solita semplificazione. Riprendiamo in prestito la calcolatrice e abbiamo 60 per 20,6 diviso 60 più 20,6 fa 80,6 uguale 15,3. Come vediamo, i successivi collegamenti in serie fanno diminuire la capacità complessiva. 15,3. Nanofarad. Questa è la capacità equivalente dell'intero sistema. A cosa serve adesso la capacità equivalente? Visto che la domanda iniziale del problema era il calcolo di tutte le cariche presenti sui vari condensatori e delle singole differenze di potenziale. Beh, intanto osserviamo che la capacità equivalente ci permette di trovare la carica presente sul condensatore equivalente. Cioè, sostituendo all'insieme dei condensatori un unico condensatore con questa capacità, questo acquisirà la stessa carica che è possibile accumulare sul sistema appena esaminato. Quindi questa carica globale, chiamiamola carica equivalente, è data dalla capacità equivalente per la differenza di potenziale applicata al sistema. Quindi 15,3 nanofarad per la differenza di potenziale che abbiamo visto è di 15 volt. Quindi abbiamo 15 volt uguale 15,3 per 15 uguale 229,5. Diciamo che a tre cifre significative abbiamo 230. C'è il nano che dobbiamo considerare, quindi 230 nanocoulomb, che riportiamo qui nella stessa unità di misura della carica. 230 nanocoulomb è la carica presente sull'intero condensatore. Ora, come fa questo dato ad aiutarci a trovare le altre cariche e le altre differenze di potenziale? Torniamo allo schema. Abbiamo detto che la carica che abbiamo appena calcolato è la carica sull'intero condensatore. Quando due condensatori sono collegati in serie, due o più condensatori sono collegati in serie, sappiamo che non c'è una carica separata per ogni condensatore. Ad esempio, qui i condensatori 3 e 4
hanno la stessa carica, condividono la stessa carica. Quindi la carica del loro condensatore equivalente è anche la carica sia del condensatore numero 3 che del condensatore numero 4. È una caratteristica dei collegamenti in serie. Lo stesso vale anche per il terzo condensatore collegato in serie, che non è altro che il condensatore equivalente dei condensatori numero 1 e numero 2. Quindi la carica che noi abbiamo calcolato vale per il condensatore numero 4, per il condensatore numero 3 e vale anche per il sistema dei condensatori 1 e 2. I condensatori numero 1 e 2 poi avranno due cariche separate che invece sono additive. La somma delle cariche di 1 e di 2 dà la stessa carica che è presente sul condensatore numero 3 e sul condensatore numero 4. Quindi per le proprietà dei collegamenti in serie, la carica che abbiamo appena calcolato di 230 nanocoulomb è anche, quindi questa carica equivalente, è anche uguale alla carica presente sul condensatore 1-2 ed è anche uguale alla carica numero 3 ed è anche uguale alla carica numero 4. Così tra l'altro abbiamo risposto ad una parte dei quesiti posti, cioè la carica presente sui condensatori 3 e 4 è la stessa. Ci manca adesso la carica presente sui condensatori 1 e 2, però intanto abbiamo questa, la carica presente sull'insieme dei due condensatori messi insieme. Questi condensatori collegati in parallelo hanno però la stessa differenza di potenziale, anche se ancora non sappiamo esattamente quant'è. Possiamo però trovare questa differenza di potenziale andando a calcolare le differenze di potenziale presenti sui condensatori 3 e 4. Infatti, nel momento in cui siamo in possesso della carica presente sui condensatori 3 e 4, per brevità non eseguo tutti i calcoli numerici, però andiamo sul procedimento. La differenza di potenziale delta V3 può essere calcolata tenendo conto che la capacità C con 3, che conosciamo, è un dato del problema, è dato dal rapporto Q3 fratto delta V3. Di conseguenza, delta V3 può essere calcolata come il rapporto fra la carica Q3 e la capacità numero 3. Allo stesso modo, la differenza di potenziale delta V4 è data dalla carica Q4 fratto C4. Ricordiamoci che la carica Q4 e la carica Q3 sono uguali, sono tutte e due 230 nanocoulomb. A questo punto noi abbiamo già trovato la differenza di potenziale numero 3 e la differenza di potenziale numero 4. D'altro canto, riesaminando il sistema, visto che adesso la coppia 1-2 è collegata in serie con i condensatori 3 e 4, quindi le differenze di potenziale di questa coppia e dei condensatori 3 e 4, queste differenze di potenziale sono additive, cioè se sommandole tutte e tre si deve ottenere la differenza di potenziale delta V. Di conseguenza possiamo trovare la differenza di potenziale 1-2. La differenza di potenziale 1,2, che è uguale anche alla differenza di potenziale numero 1 e uguale alla differenza di potenziale numero 2, si può trovare per sottrazione, cioè delta V1,2 è uguale alla differenza di potenziale totale delta V, che è un dato del problema, meno delta V3 meno delta V4. E visto che queste due le abbiamo appena calcolate, anche se in formula, siamo così in grado di trovare delta V1,2. Una volta che abbiamo le differenze di potenziale numero 1 e numero 2, possiamo sfruttare la capacità dei due condensatori per trovare le loro rispettive cariche. Cioè Q1 può essere calcolato mediante il prodotto C1 per delta V1 e Q2 può essere calcolato mediante il prodotto C2 per delta V2. In questo modo abbiamo trovato tutte le informazioni richieste. Q3, Q4, Q1 e Q2, delta V3, delta V4, delta V1 e delta V2. Un controllo che si può fare per vedere se il procedimento è stato svolto correttamente è questo: le cariche 1 e 2, visto che si tratta di due condensatori collegati in parallelo, devono essere additive e devono fornire la carica equivalente del sistema, che è uguale anche alle cariche 3 e 4. Quindi i 230 nanocoulomb devono corrispondere anche alla somma delle cariche numero 1 e numero 2.